Abbiamo pensato a questo dibattito perché il tema del tutti in famiglia in Italia l'abbiamo sentito stamattina in realtà dal ministro Sacconi, in cui molto si parla e anche si abusa della parola famiglia. Volevamo dare un significato e un senso più largo e più vasto, forse più contemporaneo a questa parola e anche capire quello che sta succedendo in tante parti del mondo e che su succede e che non è riconosciuto e virgolette legalizzato anche in Italia. Vogliamo parlare questa sera delle famiglie, non della famiglia in senso tradizionale, partendo da un fatto importante che avrà una novità che ci sarà già a partire da ottobre, perché anche se non è stato molto pubblicizzato, da quest'ottobre partirà il censimento. Il censimento per la prima volta in Italia quest'anno conterà, seppur indirettamente, anche le coppie di fatto LGBT, quindi le coppie omosessuali. Sarà comunque una tappa importante per iniziare a conoscere un fenomeno sociale che va tenuto in considerazione e dalla società civile e dalla politica per poter iniziare a ragionare anche su dati concreti e su necessità concrete, su diritti e doveri, su anche i costi e opportunità di dare nuovi diritti a cittadini e cittadine che contribuiscono alla vita del nostro paese. E prima di dare la parola ai nostri ospiti, ricordo che non solo altri paesi sono molto più avanti di noi nella regolamentazione delle unioni di fatto e talvolta anche matrimoni civili, ma che per esempio dei passi come il censimento e quindi una mappatura di quella che è la realtà, di come si ama, di come si convive, di come ci si organizza, come si può, come si vuole i propri affetti, in altri paesi come negli Stati Uniti è già avvenuto diverso tempo fa, 10 anni fa, ed è da lì che poi dalla conoscenza di un fenomeno sono nati anche impostazioni diverse di fare politica e quindi di riconoscere certi diritti. E con questa ultima parola voglio intanto dare subito la parola a Sergio Rovasio e lo presento. Sergio Rovasio, oltre a essere un radicale storico, è anche il segretario di una importante associazione radicale Certi Diritti che si occupa appunto di diritti LGBT e di diritti civili. L'associazione Certi Diritti ha fatto moltissime battaglie anche di tipo giudiziario, di cui io vorrei anche che Sergio parlasse, e si sta ingaggiando proprio insieme ad altre associazioni in questa avventura sul censimento per fare un'informazione quanto più capillare possibile, nel limite delle nostre forze. Poi ovviamente chiederò anche a Vitaliano Trevisan di dirci la sua, di quello che è secondo lui lo stato dell'arte in Italia, di quali sono anche le responsabilità di questo paese nel misconoscimento e disconoscimento di una realtà che è sempre più diffusa e che è sempre più in crescita e che è sempre più tenuta sotto il tappeto, nonostante, lo voglio ricordare, a giugno, l'11 giugno c'è stato un grande appuntamento europeo a Roma, l'Europride, in cui insomma c'è stata piuttosta partecipazione. Ma al di là di questi grandi appuntamenti che spesso hanno anche un grande successo, poi la strada dei diritti e anche del riconoscimento di certi diritti e di certi fenomeni sociali è molto molto lunga. Intanto, Sergio, io ti chiederei di spiegare come nasce un po' questo nuovo appuntamento e anche delle battaglie che con l'associazione Certi Diritti hai portato avanti. Prova? Ah. Ma intanto grazie Valeria, grazie agli organizzatori per questo invito, per la possibilità soprattutto di portare anche alla vostra conoscenza alcune questioni che sono solitamente tenute un po' clandestine, nascoste da questi servi che esistono soprattutto in gran parte dei media italiani e che anziché magari aprire dei focus o accendere dei fari un po' nel mondo che ci circonda, fanno
fanno finta che queste, che certe realtà, queste realtà non esistano, si mettono a posto la coscienza, vivono nella loro ipocrisia quotidiana il rapporto rispetto appunto a queste realtà e tutto va bene, madama la Marchesa. Questo è più o meno l'assunto della nostra classe politica dirigente che ci governa. E poi con tutte le evidenze a cui assistiamo durante l'anno, per cui il governo promuove la lotta alla prostituzione e poi di nascosto c'è una fortissima promozione della prostituzione e così via. Dico questo perché noi l'anno scorso, giusto un anno fa, questo governo aveva promosso una conferenza sulla famiglia molto molto importante, con un dispendio anche di risorse notevoli, fior di milioni di euro che non siamo neanche riusciti a individuare perché ogni ministero doveva dire la sua. Sono stati invitati tutti quelli che rappresentavano la famiglia del Mulino Bianco, quella con mamma, papà, figlioletti, nonno, nonna, cugine e cugini, tutti insieme con gli uccellini che fanno chip chip. E in questa conferenza organizzata a Milano nell'ottobre 2010 non era stata invitata a prendere la parola nessuna delle associazioni che rappresentano in qualche modo le famiglie in Italia, che sono centinaia di migliaia. Sono famiglie di tutte le tipologie, sono famiglie di coppie gay conviventi, di ragazze madri, di persone separate, una realtà che è la realtà che tutti conosciamo, perché tutti, chi in famiglia, chi come vicino di casa, chi come amico, chi come amica, eccetera, più o meno sa che questa realtà esiste. Però nell'ufficialità dell'ipocrisia italiota questo deve essere negato, deve essere nascosto. E infatti noi eravamo insieme a una trentina di realtà, di associazioni, in piazza alle 8 del mattino di ottobre davanti alla sede di dove si teneva questa conferenza a urlare degli slogan che non dico qui perché erano abbastanza pesanti nei confronti di questo molto sotto segretario Giovanardi, che si faceva grande onore di essere appunto il fautore di questa nuova politica sulla famiglia, quella del Mulino Bianco. Voi avete saputo se c'è stato un incremento di questo tipo di famiglie in Italia da quando Giovanardi è diventato il molto sottosegretario alla famiglia di questo governo? Sono aumentati i divorzi, sono aumentate le coppie gay conviventi e il povero Giovanardi continua a dire la famiglia, la famiglia, la famiglia, poi in realtà le famiglie sono le più penalizzate da tutti i tagli, da tutte le gravi crisi economiche, per cui anche se una famiglia ha tanti figli e magari ha bisogno veramente di aiuto o di sostegno, questo non ce l'ha perché viene semplicemente propagandato e poi sul piano concreto questo aiuto neanche lo hanno. Quindi questa è più o meno la situazione dal nostro punto di vista, il tipo di approccio che noi diamo al tentativo di far capire che quando qualcuno governa dovrebbe avere la capacità di governare tutti, tutto il paese e non solo una parte del paese, altrimenti non è governare, è semplicemente fare propaganda, propaganda di parte. Poi tanto sono tutti divorziati quelli che ci governano, hanno tutti l'amante, qualcuno va pure con le escort, non con le puttane ma con le escort, perché non si può dire puttane, e questo è il mondo della nostra classe politica che ci governa e che appunto a cui dobbiamo in qualche modo o dovremmo sottostare. Diciamo che noi cerchiamo di opporci a questo e cerchiamo di sottolineare tutti gli aspetti, per esempio della mancanza di diritti che tantissime di queste famiglie per esempio appunto non hanno. Spesso viene ricordato il fatto che l'Italia è uno degli unici paesi dell'Unione Europea, dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, dove non vengono riconosciuti i diritti neanche alle coppie conviventi, non dico quelle gay, ma anche le coppie eterosessuali conviventi. Non esiste nessuna norma, salvo alcune sporadiche e sporadici articoli qua e là del codice civile, che prevedano una forma di regolamentazione dell'unione di persone che magari convivono da tanti anni. E sapete benissimo che quando poi ci sono questioni di diritto ereditario, o questioni che riguardano i figli, o questioni che riguardano anche le difficoltà economiche
economiche in cui magari una delle due persone che compongono la coppia si trovano, spesso ci si trova poi in difficoltà oggettive gravissime senza nessun tipo di tutela, perché il Vaticano non vuole, perché i servi del Vaticano, gli asserviti del Vaticano non vogliono assolutamente che ci sia neanche solo un balbettio di riconoscimento di questi diritti, figuriamoci se poi di questi diritti devono riguardare le coppie gay conviventi, che mi dispiace per Giovanardi, ma sono sempre più in aumento. Ed è un fenomeno che riguarda le società occidentali, le società democratiche, dove anche le persone dello stesso sesso incominciano a vivere una loro consapevolezza, non si nascondono più, vivono il loro amore e magari anche qualche diritto che riguardi appunto la loro convivenza è giusto che gli venga riconosciuto. Dicevo che l'Italia è uno dei paesi, uno degli ultimi paesi che ancora non ha aperto neanche una riflessione su questo. Ci sono stati dei tentativi sotto il governo Prodi di fare i dico, poi cococò, poi cucucù, i cus qua e là, però per esempio mai nessuno di questi governanti ha mai parlato per esempio del matrimonio tra persone dello stesso sesso, che riguarda invece già molti paesi anche fortemente cattolici come la Spagna, come il Portogallo, per non parlare poi dell'Olanda, del Belgio, della Svezia, della Norvegia, della Danimarca, della Gran Bretagna con l'equal marriage, insomma con tantissimi paesi che ormai stanno facendo passi da gigante sotto questo aspetto, e l'Italia che invece si trova appunto a dover ogni giorno, basta aprire il giornale o guardare i telegiornali e vedere i demenziali dibattiti tra le litigate tra Tremonti e Bossi, tra la pace che fanno il giorno dopo, e questo è quello che ci viene servito tutti i giorni. La parola diritti civili, le parole diritti civili, questo governo non le ha mai nominate. Questo è l'unico paese tra quelli dell'Unione Europea che, anziché rispettare quello che indica loro, viene indicato dai trattati di Nizza e di Lisbona sulla libera circolazione delle persone, sui diritti civili, sui diritti umani e soprattutto sulla lotta alle discriminazioni, questo è l'unico paese che di queste cose non ha mai affrontato in questi ultimi anni, ma purtroppo anche decenni si può dire, affrontato il tema appunto dei diritti civili. Valeria ha introdotto un aspetto che invece si sta aprendo per fortuna grazie al fatto che anche all'Istat c'è qualcuno che ha una sensibilità, un'attenzione particolare, per cui traendo appunto spunto da questa iniziativa, io ho fatto tutta una premessa che per fare un po' anche, per dare anche un po' l'idea di come ci troviamo messi in questo paese, e dicevo che l'Istat ha finalmente, dopo tanta fatica, tanta elaborazione, tanti studi, avviato degli studi che permetteranno nel prossimo censimento, che inizierà dalla metà di ottobre del 2011, permetterà finalmente di fotografare anche quella parte di paese che fino adesso nei censimenti passati, pensate un po', non era mai stato fatto, cioè di fotografare una realtà del paese, in particolare anche poter registrare e fotografare anche le realtà delle coppie conviventi, ma non solo delle coppie conviventi, ma anche delle coppie conviventi omosessuali. Questo è molto importante perché è evidente che una società moderna, per capire, per governare i fenomeni che caratterizzano un po' la sua evoluzione, deve anche avere la capacità di offrire poi alla classe politica i risultati di quello che è realmente il paese, anche se poi la nostra classe politica preferisce far finta di niente, voltarsi dall'altra parte, ovviamente non tutta, perché diciamo gran parte della classe politica, poi ci sono le eccezioni con i radicali, con l'Italia dei Valori, con una parte del PD, ci sono delle eccezioni molto importanti che vanno valorizzate, ma non sono ancora adeguatamente responsabilizzate tutte le altre correnti politiche che ci governano. Quindi il censimento permetterà, sempre che sia conosciuto e sia permesso anche alle persone di conoscere questo meccanismo, di poter dichiarare anche nell'anonimato il fatto che una coppia convive
per amore e non perché magari ci sono delle convenienze economiche, come può anche capitare, per cui la differenza che verrà certificata in questo in questa analisi del censimento sarà che le coppie che convivono, per esempio gli studenti che vivono insieme per pagarsi le spese, potranno dichiarare di essere coabitanti, mentre invece le coppie conviventi gay o non gay potranno dichiarare di essere conviventi in un altro capitolo appositamente previsto per la prima volta dall'Istat. È evidente che per fare questo noi adesso partiremo con tutte le altre associazioni in Italia per rendere tutti consapevoli di questa opportunità, e quanto più si saprà questo, quanto più sarà possibile responsabilizzare con la conoscenza, si spera, quelli che dovrebbero poi decidere se finalmente adeguare anche l'Italia a quello che appunto all'Europa e a quello che hanno già fatto molti altri paesi. Quindi questo diciamo che questa è un'occasione importante per andare sempre nella direzione un po' controcorrente, con molta fatica, e cercare di andare nella migliorare questo paese anche sotto questo punto di vista. Grazie Sergio. Intanto, per questo primo giro, io volevo chiedere a Vitaliano Trevisan che cosa ne pensa quando spesso su questi ed altri temi, voglio ricordare altri temi virgolette eticamente sensibili, li chiamano, come quello dell'eutanasia, ma in particolare oggi ci riferiamo ai diritti civili, diritti LGBT, si dice spesso che questo paese forse non è pronto. In realtà lo si diceva anche ai tempi dell'aborto, del divorzio, e poi si è dimostrato che non è così. È forse la classe politica che non è pronta, è culturalmente ipocrita? Cosa ne pensi? Beh, intanto premetto che sono meglio a leggere che a parlare a braccio. Detto questo, che si può dire? Beh, l'ipocrisia è proprio elevata al cubo, nel senso che mi sembra una roba talmente evidente. È che non faccio fatica a comprendere anche la stolidità con cui si affrontano certi argomenti. Poi quando sento parlare, ho sentito la Binetti per esempio sulla questione eutanasia, una roba abbastanza inascoltabile, cioè di una stolidità assoluta, no? Per cui veramente non saprei che dire, ecco. Secondo te, tu che comunque, insomma, è brutto dire fai cultura, ma comunque ti rivolgi a una certa, hai occasione di incontrare persone, comunque si dice spesso che anche un paese si prepara ad accogliere. C'è qualcosa di poco comprensibile, perché appunto nella vita di tutti i giorni è normale, alcune questioni sembrerebbero risolte rispetto alle persone normali, tra virgolette. Cioè, non mi sembra che ci sia una grande, come poteva forse esserci un tempo, discriminazione verso gli omosessuali. È anche vero che nel mio ambiente, non so, teatrale o artistico, la cosa pesa di meno, da molto più tempo, insomma, no? È molto più aperto da. E a tuo parere esistono anche degli stereotipi su questo? Perché per esempio ci sono anche delle lobby omosessuali dove insomma, l'omosessualità diventa un vantaggio, direi. Si dice, no? Per esempio il mondo della moda, dello spettacolo. Ma del moda, del teatro, dove non è un problema esserlo, ma anzi forse può essere un vantaggio. Con questo non voglio dire niente. Però da questo a volte non mi sento svantaggiato per essere etero, per dire. Si innescano alcuni, diciamo, misunderstanding. Però poi quando si arriva lì appunto a un discorso di livello politico diventano delle specie di tabù, mi sembra di capire. C'è anche, lo chiedo a entrambi, ne abbiamo parlato in realtà a quella conferenza che tu citavi di Milano, quella contro giornata delle famiglie. Il fatto che quando in Italia si parla di omosessuali o di diritti sembra quasi che
alcuni diritti non siano poi così necessari, perché lo stereotipo medio, anche quello che i media trasmettono dell'omosessuale, è tutto sommato una persona allegra che, diciamo, di problemi pratici non ne ha. Alla Malgioglio o alla Dolce Gabbana, quindi come se invece uno degli ultimi censimenti americani e alcuni dati che sono stati poi elaborati da alcuni centri studi e università hanno dimostrato che le coppie LGBT negli Stati Uniti erano molto più a rischio povertà di quelle eterosessuali, per una serie di motivi: perché sono molto più esposti sul mondo del lavoro, non godono di alcuni diritti, anche negli Stati Uniti ovviamente, no? E via discorrendo. Se si hanno figli ancora di più, perché per esempio non si hanno molte agevolazioni o detrazioni fiscali e via discorrendo. Se poi per esempio sono due donne, la discriminazione, diciamo, per l'orientamento sessuale si sommano anche quelle di genere, cioè il massimo della sfiga praticamente. Volevo chiedere a entrambi se secondo voi anche la conoscenza che potrebbe arrivare da questo dato sul censimento potrà anche scalfire qualche stereotipo, qualche convinzione che non solo la classe politica probabilmente ha, ma anche le persone comuni, perché poi appunto c'è questa idea dell'essere allegri, che va sempre tutto bene, che insomma tutto sommato i diritti sono un po' un capriccio e non appunto un diritto dovuto, un diritto che è giusto pretendere, essere dei cittadini e delle cittadine uguali a tutti gli altri. Si conquistano, no, forse. No, io vorrei dire, allora, gli stereotipi sono un po' ovviamente l'altra sponda dei pregiudizi, anzi fanno il pandan con la parola pregiudizio, nel senso che è molto facile immaginare che le persone gay che vivono nella moda sono quelle che poi le grandi persone creative, eccetera. Esiste ovviamente una realtà che nessuno di noi conosce, ed è la realtà del sommerso, la realtà delle persone che vivono in clandestinità, la loro condizione, e soprattutto la realtà di persone che non hanno il coraggio, perché ci sono ancora troppi pregiudizi, soprattutto fuori dalle grandi città, di persone che non vivono serenamente la loro vita e che spesso vivono come un incubo la loro condizione. Ed è evidente che tutto questo è legato anche a tutto ciò che ruota intorno a questo, alla vita quotidiana, all'attività lavorativa, al fatto che magari nel posto di lavoro una persona deve tenere nascosta la sua condizione, oppure viene additata se magari balbetta o fa vedere un pezzo della sua vita, della sua vita privata. È chiaro che poi spesso tutto questo ha come conseguenza un dramma, che o l'infelicità o il suicidio, soprattutto non so se sapete che la più grande percentuale, tra gli adolescenti la più alta percentuale di suicidio è dovuta soprattutto al fatto che l'adolescenza scopre di essere omosessuale, non c'è nessuno intorno che lo sa accogliere, non c'è l'insegnante, non ci sono i genitori, non ci sono gli amici intorno, e quindi l'unica cosa a cui si trova davanti è il suicidio. Infatti purtroppo è un dato questo sconosciuto, ma che purtroppo è reale, e questo è senz'altro una cosa che dovrebbe far riflettere e di conseguenza far agire le persone che dovrebbero stare attente a questo. Per esempio, c'è per fortuna una grande consapevolezza sui portatori di handicap, e per fortuna ci sono anche tutte le lotte delle amministrazioni locali per la lotta alle barriere architettoniche, ma nessuna di queste, per esempio, di amministrazioni comunali o di assistenti sociali o di educatori, per esempio, hanno formazione nei confronti degli adolescenti proprio per andare incontro rispetto all'evoluzione della loro sessualità, cosa che invece avviene appunto anche qui, guardate un po', avviene in tantissimi paesi europei, avviene negli Stati Uniti, avviene in Canada, diciamo che avviene in tutti i paesi democratici cosiddetti civili, o perlomeno dove la democrazia ha un valore e dove la D è maiuscola, è vera democrazia, non ci sono, come dire, ipocrisie
e magari soprattutto non c'è nel loro paese magari lo Stato della Città del Vaticano, che con questo non vuol dire assolutamente avercela con i preti o avercela con le suore, ma il problema è assolutamente politico. La più grande centrale di promozione omofobica e quindi indirettamente anche di violenza è causata proprio da quest'odio che viene continuamente manifestato, è un giorno da Giovanardi, un giorno dal Vescovo Tizio, è un giorno, pensate, ad Aosta. Il Comune di Aosta proprio in questi giorni ha approvato una delibera che aiuta tutte le famiglie che decidono di vivere ad Aosta, le coppie giovani che non devono superare i 35-40 anni mi pare, e hanno deciso di estendere anche alle coppie conviventi, gay o etero che siano, anche questo aiuto. E lì chi è che ha tuonato contro? Cioè una cosa civilissima, normalissima, che avviene all'estero dappertutto. E chi è lì che ha tuonato contro? Non il PDL o la Lega o non so chi, perché pure loro hanno votato a favore, pensate un po'. Indovinate chi è che ha tuonato? Il Vescovo di Aosta, che invece di farsi gli affari suoi e magari preoccuparsi del suo gregge, dei suoi parroci, delle sue chiesette bellissime che stanno su per le montagne valdostane, si va a preoccupare di quelle pochissime coppie che si trovano in difficoltà economiche e che magari, siccome l'affitto nella città di Aosta varia tra le 500 e 700 euro, se escono da Aosta costa magari 350 euro, quindi molte coppie che hanno difficoltà economiche vanno fuori e la Giunta è preoccupata dal fatto che queste coppie giovani, e loro non si sono preoccupate di dire lo facciamo solo per le coppie eterosessuali conviventi o sposate, lo estendiamo a tutte le coppie che dimostrano di vivere insieme da 4 anni. Questo è un piccolo gesto di civiltà molto importante che fa capire appunto come stiamo messi poi in tutto il resto d'Italia. Io dico solo che io non credo che sia facile rivoltare tutto appunto né con il censimento né con una legge che riconosca le convivenze, è un problema culturale, innanzitutto politico ma anche culturale, che riguarda diverse questioni della società, riguarda l'ambito educativo, l'ambito assistenziale, l'ambito appunto dell'approccio che si deve avere verso, che tutti noi dovremmo avere verso le persone un po' più deboli. Eppure tutto questo è negato, pensate, anche adesso c'è la crisi economica, quindi adesso tutti preoccupati a trovare i miliardi per la crisi economica, benissimo, ma prima quando non c'era la crisi economica tutti questi temi secondo voi erano forse all'ordine del giorno delle nostre forze politiche, a parte, ripeto, alcune eccezioni e alcune timide azioni che sono state fatte in Parlamento? Assolutamente zero. E per quale motivo invece, per esempio, in Olanda, in Belgio, in Spagna, in Svizzera, dappertutto, praticamente dappertutto, ci sono delle grandi evoluzioni sul piano politico verso queste tematiche, verso soprattutto le persone che magari vogliono vivere con consapevolezza la loro condizione? Tutto questo è negato, quindi il problema è che appunto dobbiamo forse fare tutti uno sforzo per cercare di fare una rivoluzione nostra piccola, ma cercare per esempio di comprendere che il nostro vicino, il nostro amico, la nostra amica gay o il nostro dipendente o il nostro datore di lavoro devono vivere la loro condizione, la loro vita, soprattutto sul piano legale, sul piano del diritto, appunto la loro condizione, perché se quella è negata ha voglia di dire che poi i vicini lo accettano, se poi sul piano del diritto questo è negato, e quindi noi per questo stiamo facendo il lavoro sul piano del diritto, sul piano legale, ma poi questo magari ve lo spiego dopo. Grazie. E sul campo della cultura, combattere gli stereotipi? Quello è l'ambito tuo. Sì, no, ma non, onestamente non saprei più di tanto in che modo. Non mi sembra che sia stato un gran problema nel parlarne o nello scriverne. Secondo te esistono? Però no, quello di cui parlava lui è assolutamente sì. Sì. Sì, no, una cosa che mi faceva specie è che una delle ultime scoperte che si sono fatte è che esistono gay di destra, per esempio, o mi sbaglio? Sì, c'è anche una situazione che cerca di, a parte quelli che sono anche al governo, non esplicitamente, che non hanno fatto outing. Sì. Non volevo dire si vede, ma si intuisce, insomma, non so come dire.
Però anche questa è una posizione interessante, lasciando da parte la Chiesa, che dove i gay abbondano, credo, non è che ce ne siano pochi. No, ma basta anche andare in metropolitana e anche vederli, insomma, non è che. No, per cui non so. Poi cosa questi, cosa, cioè questa associazione di gay di destra, per esempio, scusa che da te, ma sì. Ma intanto sono. Cosa, no, come si pongono rispetto alle scelte del governo, per esempio? No, perché io qualcuno ho sentito che diceva che bisognerebbe cercare di fare qualcosa, che sarebbero anche progressisti, tra virgolette, su questo, no, su questi argomenti, ma allora perché restano lì? Cioè, è una posizione. Ci fu c'è Chipaone che parla. Ma intanto sono alcuni nostri amici, Gay Lib, tra l'altro due di loro sono iscritti anche alla nostra associazione. Però loro adesso, da quando Fini è andato via da Berlusconi, loro sono andati via da Berlusconi perché evidentemente si sono resi conto che erano troppo omofobi e sono andati con Fli. In effetti Fli ha un'attenzione un po' più aperta con loro. In alcuni paesi, insomma, una destra un po' più aperta. Ah, però voglio dire, anche questo ha infranto uno stereotipo, che voglio dire che se uno è gay per forza deve essere di sinistra, invece non è così. Ma poi ne conosco anche personalmente persone gay che sono assolutamente a destra, tradizionaliste, che difendono la famiglia, che sono addirittura anche contro il riconoscimento della famiglia gay, per cui voglio dire, è molto variegata la cosa. Volevo ritornare a un tema che abbiamo citato in apertura, a proposito la famiglia e le famiglie. Proprio su questa sedia stamattina si dondolava il ministro Sacconi e ci spiegava come in realtà bisogna prendere alcune peculiarità del sistema Italia e, come dire, enfatizzarle e farci fare leva su questo, e tra questi si citavano due cose che io, che ero lì in un angolino ad ascoltare, ero abbastanza, insomma, stupita: la piccola impresa e la famiglia. Ora, esistono fior fior di libri, anche diciamo con approcci variegati, economici e scientifici, che su alcune cose ti dimostrano che ad esempio la piccola impresa sia un punto di forza, ma spesso anche un handicap per la crescita di un sistema, così come la famiglia in Italia sì è tanto bella, è stato il nostro ammortizzatore sociale, ma anche a volte è un modello eccessivamente familistico che poi pervade la società in molti aspetti, anche un freno alla libertà delle persone, all'emancipazione dei soggetti. Non è un caso che ci sono alcuni studi che ricordava per esempio i professori Alesina e Ichino, che in Italia nessun ragazzo si smuove appena sposato per più di 3 chilometri dalla casa materna e paterna, che non si accetta un lavoro fuori la propria città neanche a morire, che ci si sposta molto malvolentieri, che pullulano sedi universitarie praticamente sotto casa perché nessuno si muove più. E pensavo che appunto la politica in Italia tende a dare, cioè a prendere dei modelli che magari sotto alcuni aspetti potrebbero anche diventare dei modelli positivi e li trasformano invece in un cappio che poi strangola un sistema che non riesce più a essere libero e anche a essere produttivo. In Italia sulla famiglia se ne dicono ogni giorno, tutti si professano pro famiglia, family day e via discorrendo, Giovanardi eccetera eccetera, salvo il fatto che poi esistono politiche che poi non aiutano queste famiglie ad andare avanti e si usano come veri e propri ammortizzatori sociali. Anche da questo punto di vista, lo ricordavamo prima, esistono diritti da conquistare perché appunto anche le famiglie LGBT hanno le stesse necessità delle famiglie virgolette normali. Posso dire che una cosa che mi inquieta è che non c'è nulla di alternativo in realtà, cioè quello che io percepisco e scopro, personalmente ho fatto una gran fatica a liberarmene della mia, di famiglia, non sono neanche sicuro di essermi liberato anche ora che si è in pratica estinta, nelle figure del padre e della madre per esempio, ma un po' mi inquieta però che non ci sia alcun tipo di modello alternativo, ma è che anche un modello di famiglia che non è standard comunque tenda a
a rifarsi sempre lo stesso. A volte le famiglie sono le famiglie, le persone che si scelgono poi liberamente da grandi. Non sì, ma forse la parola famiglia mi inquieta, non lo so. Però... C'era la canzone di Gabber che diceva che anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti, la famosa la strada, c'è solo una strada. E questo in Italia è particolarmente vero, perché a volte la famiglia diventa invece un ghetto. Sì, però voglio dire che mentre un tempo magari se ne parlava di soluzioni alternative al modello di famiglia, ora anche questa è una cosa di cui, cioè di un'alternativa proprio non c'è. No, non c'è un'alternativa, ci sono delle variazioni rispetto alla componentistica, se vuoi, ma non il modello è quello, non è più in discussione, non mi sembra. No, anzi, manca, se volete, però possiamo anche dibatterne stasera. Non lo so se è questo il tema, però. Famiglie può voler dire molte cose, non solo appunto coppie o persone che si amano e quindi organizzano i propri affetti, ma appunto anche a volte organizzano. Sì, no, però voglio dire, voler essere inquadrati come tali. Certo. Questo voglio, io personalmente mi chiedo, c'è un modo per non essere inquadrati in questo modello familiare? C'è anche il famoso Sgarbi che diceva che non hanno bisogno di sposarsi. No, sto neanche dicendo, ma anche di una, voglio dire, di una, se io convivessi con qualcuno, adesso non so quel progetto di legge che c'era che non è andato in porto, giusto? Voglio dire, poi io divento una coppia di fatto anche se non volessi esserlo, no. Oppure devo volerlo? Questa è una domanda. No. Vai, Sergio, su questo ci devi illuminare. Nel senso che se due persone vogliono vivere insieme, vivono insieme senza nessun problema. Diciamo che la regolamentazione, o perlomeno il Pax alla francese, oppure l'unione civile alla tedesca, o l'equal marriage all'inglese, sono tutte forme di contratto di tipo pubblico che danno valore al ruolo della coppia, e quindi la coppia acquisisce una sua rilevanza per il codice civile, ed è una cosa anche simile al matrimonio. Io comprendo la riflessione che lei fa, che tu fai, perché spesso anche tra i radicali che sono, come dire, anticonformisti per antonomasia, poi soprattutto anche sulla visione delle famiglie, non famiglie, anche qui il dibattito tra di noi è molto aperto. Allora, intanto io sono convinto, io personalmente, che l'istituto del matrimonio sia un istituto in generale abbastanza fallimentare come concetto, tant'è che ormai il 70%, l'80% dopo un anno, due anni, cinque anni divorziano, quindi c'è qualcosa evidentemente che non va, perché se uno investe tantissimo in questo rito civile o religioso, può essere l'uno e l'altro, tutte e due, per poi arrivare dopo due anni, cinque anni, dieci anni al divorzio, evidentemente la percentuale è così alta che probabilmente la società ha una sua evoluzione, c'è una maggior consapevolezza anche delle donne, per fortuna, per cui prima, se magari la donna non si trovava bene con quel marito, non osava comunque dire niente, viveva una condizione di totale sudditanza, oggi la donna, che forse ha una consapevolezza maggiore del suo ruolo, della sua responsabilità e della sua capacità di affermare i suoi principi, i suoi bisogni, le sue esigenze, evidentemente è più facile forse divorziare anche per questo, ma non è solo questo, c'è sicuramente un dato impressionante sull'aumento di questi divorzi. Io prima avevo fatto la battuta che da quando Giovanardi è sottosegretario alla famiglia i divorzi sono aumentati. Ora, io fossi sottosegretario alla famiglia e mi trovassi i divorzi che aumentano, i figli che diminuiscono, le coppie gay conviventi che aumentano, evidentemente mi porrei qualche domanda. Lui non gliene frega niente, continua a blaterare con quelle sue farneticanti tesi ideologiche ispirate al fondamentalismo religioso, e quindi continuasse così, insomma. Poi in realtà il paese va da un'altra parte, questa è la cosa preoccupante. Però volevo dire che la questione che lui pone è molto importante, perché poi due persone che vivono insieme, diciamo che forse la cosa migliore è che devono avere la possibilità di poter scegliere. Allora,
Allora, vogliono il matrimonio? Si sposassero. Vogliono il pax alla francese? Si paxassero. Vogliono vivere insieme senza regolamentare nulla della loro unione? Ma anche questa è una libera scelta. Quello che noi diciamo è che spesso poi anche qui ci sono poi delle conseguenze, perché la non conoscenza e la non possibilità di accedere a questi istituti poi però fa vivere, bisogna che poi siano consapevoli di quali problemi poi magari vanno incontro, soprattutto se hanno figli, soprattutto se si trovano poi in situazioni economiche un po' disagiate, per cui la casa ce l'ha intestata lei, lascia lui in mezzo alla strada. Ci sono casi di questo tipo, ce ne sono tantissimi, quindi diciamo che forse una forma di regolamentazione non è che deve essere fatta per imporla a tutti, ma deve essere fatta per consentire a tutti di poterla scegliere, poiché sia il matrimonio, che sia il pax, che è un compromesso tra il matrimonio e l'unione civile, o che sia un'unione civile che diciamo è una cosa ancora più leggera del pax, diciamo che poi avevano inventato il dico, il cus, il cococò, che erano ancora il compromesso del compromesso del compromesso di tutte queste possibilità, facendo perdere addirittura il valore, perché non c'era la rilevanza diciamo nel codice civile della coppia, ma c'erano solo dei diritti acquisiti per i singoli che componevano la coppia. Pensate che per i dico, di cui tanto si è parlato, si prevedeva addirittura di fare una raccomandata alle poste, al comune, una raccomandata, la coppia doveva andare alla posta, inviare al comune, perché la componente fondamentalista religiosa di chi c'era all'epoca da quelle parti non voleva che la coppia andasse in comune a fare anche solo una cerimonia di unione. Pensate un po' in quale fetente luogo di paese ci troviamo, dove addirittura per evitare che la coppia andasse in comune a fare un rito semplicissimo in cui si stabiliva che stavano insieme, bisognava fare una raccomandata per dire che stavano insieme. Cioè la follia proprio che erano riusciti a partorire questi nostri governanti. Quindi secondo me bisogna consentire a tutti di accedere a questi istituti, meglio se ce ne sono magari di due o tre tipo, magari uno molto vincolante come il matrimonio, uno meno vincolante come il pax alla francese, uno come magari lo stesso dico, che è molto leggero, che prevede solo alcune cose elementari, però bisogna consentire a tutti di accedere. Poi sta nella libera scelta della coppia, delle due persone o tre o quattro responsabili che sapranno vivere la loro condizione e decidere se accedere a questo. Poi invece la domanda era molto pertinente, perché nel 2011, dove tutte le società evolvono, tutto il mondo evolve, evidentemente c'è un problema sul concetto del vivere insieme, sul concetto dell'essere amore nella coppia, ma addirittura c'è qualcuno che incomincia a riflettere, a ragionare sul fatto che ormai la coppia non è neanche più sufficiente. Ci sono anche dei casi, noi ne conosciamo nella nostra associazione, di persone che vivono insieme, sono in tre o quattro che vivono insieme, e figuriamoci anche solo dire questa cosa, già lo scandalo che si crea nella società, perché se già due persone omosessuali vivono insieme, già è lo scandalo, figuriamoci tre persone o quattro persone che vivono insieme e che compongono un nucleo familiare dove ognuno ha un suo equilibrio, evidentemente si trovano bene, vivono insieme, e ce ne sono diversi di questi casi. Grazie. Io volevo chiedervi due cose. La prima è che tu citavi poco fa l'esempio delle donne. In effetti si fa di tutto per fare le cose sbagliate in Italia, perché per esempio a proposito dei pochi figli, in tutti i paesi nord europei per esempio si è notato che all'aumentare l'occupazione femminile, l'emancipazione femminile, parimenti aumentava anche il numero di figli. Quindi non è vero che spesso l'emancipazione o i nuovi diritti sono cose che sfasciano le famiglie o anche la famiglia tradizionale, ma mi sembra che qui in Italia in particolare, dove si ha molto a cuore la famiglia tradizionale, si faccia di tutto per rendere quanto più inospitale possibile anche la famiglia tradizionale, tra un modo di relegare le donne sempre ad angeli del focolare, perché poi non è solo la cultura ma anche le politiche che non si fanno, gli asili nido e via discorrendo.
e con giovani spesso a carico dei genitori fino a oltre i 30 anni perché non si trova lavoro, perché non ci sono ammortizzatori sociali. Non rischiamo di arrivare in un certo senso a voler conquistare uno spazio anche di diritti LGBT per un istituto, un'istituzione, quello della famiglia e del matrimonio, che sta diventando anche per un contesto generale, per politiche sbagliate, sempre appunto più inospitale? Sì, dire tu, sì, più inospitale, cioè la famiglia, anche tu dicevi ci potrebbero essere vari tipi di modi di organizzare i propri affetti o la propria vita, no? Tutti ci stiamo battendo per arrivare al matrimonio omosessuale, al Pax, eccetera, mentre nel frattempo questa famiglia, anche la famiglia tradizionale, sta diventando un luogo che per tutta una serie di politiche che riguardano per esempio le donne, gli asili nido, tutto ciò che circonda la famiglia e la vita delle persone, che rende un contesto completamente inospitale? Non si può dire solo di sì. Cioè ci stiamo battendo per qualcosa forse che, insomma, che nel cosa si può, sembra addirittura peggiorata la situazione. Tu, no, non ti vedo molto positivo sulla famiglia. No, non perché non vedo. Cioè proprio no. Mi sembra veramente che sia veramente addirittura peggiorata, insomma, da questo punto di vista, che non ci siano. Non mi sembra che ci siano degli esponenti politici, a parte parlarne, abbastanza vanvera dal punto di famiglia, che poi si battono per ottenere effettivamente qualcosa. Poi la battaglia vera è a livello locale e diventa, no, o addirittura riguarda la famiglia stessa che in qualche modo si deve arrangiare. Certo. Non so bene. No, vorrei dire questo. Allora, in Italia l'ultima grande riforma del diritto di famiglia è stata fatta negli anni 70, cioè una quarantina di anni fa. Quindi parliamo già del secolo scorso, quasi nel dopoguerra del secolo scorso. E quella fu una riforma del diritto di famiglia molto importante, all'avanguardia, perché poi fu presa anche da esempio da altri stati, come per esempio la Spagna, come la Svizzera, insomma. Governavano i democristiani, pensate un po' quando noi dicevamo non vogliamo morire democristiani, e adesso oggi li rimpiangiamo tantissimo i democristiani, perché in effetti, voglio dire, delle attenzioni a certi aspetti della vita, ecco appunto. Allora, se l'ultima riforma del diritto di famiglia è degli anni 70, noi abbiamo tentato come associazione, insieme a degli esperti, a delle persone che si occupano di questi temi, abbiamo messo intorno a un tavolo una ventina di associazioni, dai padri, l'associazione dei padri separati, ai figli di ragazza madre, abbiamo messo intorno a un tavolo e i giuristi sono riusciti a tirare fuori una vera e propria riforma generale del diritto di famiglia, che non riguarda solo le unioni civili, il matrimonio gay, un equilibrio migliore per esempio sull'affido, su come devono essere gestiti i figli, soprattutto quando ci sono le separazioni, ma riguarda tutto un insieme di proposte che adesso mi pare che i capitoli, che sono più di 20-25, quindi pensate un po', quando parliamo di famiglia noi non parliamo solo di marito, moglie e figli, perché sarebbe appunto accontentare troppo bene Giovanardi e basta. Il problema è che la famiglia riguarda tantissimi aspetti del vivere quotidiano, no? Abbiamo mandato questa proposta di riforma del diritto di famiglia, l'abbiamo trasformata in proposta di legge. Abbiamo detto ai parlamentari, ai 1000 parlamentari che tanto hanno da fare, tanto sono impegnati, abbiamo mandato una lettera con questa conversione di proposta generale in proposta di legge. Quindi gli abbiamo messo su un vassoio questa proposta. Il giurista Bruno De Filippis ha coordinato un lavoro che tra l'altro è durato un anno e mezzo, quindi neanche a dire, ed è una riforma con la R maiuscola, che per esempio in tantissimi altri paesi, di nuovo torno al discorso di prima, è diventata legge, perché appunto le famiglie
evolvono, cambiano nelle società moderne, nelle società democratiche. L'abbiamo mandata quindi a 1000 parlamentari, una proposta di legge insomma abbastanza corposa di mi pare 70-80 pagine, quindi una cosa molto impegnativa. Abbiamo mandato una lettera, sapete quanti ci hanno risposto? A parte i 9 parlamentari radicali, ci hanno risposto 5 parlamentari su 1000, cioè su 995, diciamo, su 995 esclusi i parlamentari radicali ci hanno risposto in 5. Questo vi fa capire, allora io non dico che loro dovevano sottoscrivere, noi non chiedevamo di firmare quella proposta di legge, ma semplicemente di dire guardate che dopo 40 anni che in Italia non si parla più di riforma del diritto di famiglia, dopo 40 anni forse qualcosa è cambiato, bisognerebbe almeno affrontare il tema, almeno scriveteci le vostre osservazioni. Ci hanno risposto in 5, ma ci rendiamo conto in che paese viviamo? Se qualcuno poi fosse interessato me lo faccia sapere, perché questo l'abbiamo raccolto anche in un libro, si chiama aiutami il libro, si chiama La riforma del diritto di famiglia dal cuore, non mi ricordo il titolo, scusate, però è un lavoro importantissimo che rimane lì a testimonianza del nostro impegno per cercare di affrontare veramente il governo del paese, perché questo è il governare il paese, cioè quando uno ha a cuore questi temi e cerca di occuparsi di tutte le questioni che riguardano le varie tipologie di famiglia, vuol dire che evidentemente è un approccio a saper governare i fenomeni, non a dire io voglio solo la famiglia del Mulino Bianco, marito, moglie, figli, nonno, nonna e basta, le famiglie sono anche altro. Grazie. Io volevo chiedere intanto a qualcuno di voi se avevate delle domande o anche degli interventi da fare, perché volentieri vi diamo la parola. C'è qualcuno? Tu Gianmaria no? E poi vi volevo raccontare un piccolo aneddoto. Abbiamo fatto una campagna diciamo fotografica per circa un mese al Gay Village a Roma, in cui abbiamo chiesto alle persone che erano lì in coppia di farsi fotografare proprio per incoraggiare insomma questa conoscenza del censimento 2011-2012, e ci è capitata una cosa molto simpatica, purtroppo una foto che non potremo pubblicare perché due donne con una bambina si sono fatte simpaticamente fotografare assieme e ci hanno spiegato che quella foto non avrebbe potuto essere pubblicata perché una delle due era stata sposata con un altro uomo e aveva avuto questa bambina, e questa bambina attualmente viveva con la compagna della mamma e la sua madre, e che il suo compagno non sarebbe stato, anzi il suo ex marito non sarebbe stato affatto contento. E sono realtà sempre più diffuse. Ora c'è per esempio un caso recentissimo, è diciamo più balzato agli onori della cronaca, anche il matrimonio in Germania della Anna Paola Concia, la deputata PD. Insomma, io volevo chiedere a entrambi quanto è importante secondo voi anche la conoscenza, e virgolette, il cosiddetto coming out, o la pubblicità della propria, pubblicità in senso positivo ovviamente, di alcune condizioni, cioè quanto è importante dire che si ha bisogno di diritti e anche metterci la faccia, perché poi c'è in altri paesi non è così, cioè magari c'è ancora in molti posti il si fa ma non si dice, una certa ipocrisia, però a volte per esempio negli Stati Uniti d'America c'è stato alcuni esponenti, cantanti eccetera, stessa Lady Gaga che poi ha cantato all'Euro Pride, mise la propria faccia e fece un bellissimo discorso rivolto al congresso americano contro la barbarie del don't ask, don't tell dell'esercito americano su chi si arruolava. Insomma, quanto è importante e quanto sarebbe importante anche da questo punto di vista in Italia magari non solo parlare di omofobia ma metterci la faccia e diciamo evitare delle ipocrisie lì dove possibilmente si possono evitare, e perché qui c'è così tanta morbosità
sul privato delle persone, sul gossip, magari sull'ipotizzare che uno sia gay, lesbica, o per esempio abbiamo visto casi recenti anche della politica, il caso Marrazzo, di quello che si stupisce del fatto che vada con transessuali, poi magari non si apra un vero dibattito sul fatto che ognuno di noi ha una vita molto, che spesso la stessa vita ha molto più fantasia di quanto non ne possiamo immaginare, quanto è importante metterci la faccia, senza poi, qual è il confine tra metterci la faccia e virgolette esibizionismo, dire qualcosa che magari non interessa, sapere con chi vai a letto, con chi convivi. Ma intanto il caso Marrazzo è stato un caso eclatante, perché ha fatto vedere in questo paese in modo molto forte, in modo anche abbastanza molto volgare ma anche dirompente, un fenomeno diffusissimo. Non è che a transessuali ci vanno gli omosessuali, a transessuali ci vanno gli eterosessuali. Allora, questo per esempio è già uno spaccato ed è un fenomeno che fa capire come poi qui si può aprire una discussione all'infinito sul perché un eterosessuale che magari non ha soddisfatto, non ha la consapevolezza o non ha fatto un coming out eccetera va con una transessuale, però sicuramente a transessuali non ci vanno gli omosessuali, o perlomeno non ci vanno gli omosessuali come dire consapevoli della loro condizione e sereni della loro condizione. Detto questo, il caso della Paola Concia, che si è sposata in Germania, riguarda tantissime, tantissime decine, se non centinaia e centinaia di coppie in tutta Italia che vanno all'estero a sposarsi o che vanno all'estero a paxarsi in Francia, vanno in Belgio, vanno in Spagna, vanno addirittura, c'è una coppia di Bologna che adesso è andata a sposarsi a New York. Una domanda, quando tornano però non hanno, ecco, i diritti? Ecco, ci stavo arrivando. Il problema è che poi quando arrivano in Italia, e anche qui si crea un cortocircuito gravissimo sul piano del diritto internazionale, perché poi quando tornano in Italia, l'Italia in base ad una circolare del Ministero degli Interni del 99 di Giuliano Amato, praticamente i comuni, lo Stato italiano non riconosce quel matrimonio. Quindi questo cosa vuol dire? Noi abbiamo per esempio il caso di una coppia di nostri iscritti che vivono tutti e due a Bruxelles, uno italiano, uno spagnolo, che vivono a Bruxelles, uno lavora al Parlamento europeo, uno alla Commissione europea, si sono sposati in Spagna, sono venuti in Italia ad agosto, siamo andati insieme, abbiamo fatto un'iniziativa politica, siamo andati al Comune di Bologna per chiedere la registrazione del matrimonio che hanno fatto all'estero, così come avviene per tutti i matrimoni che si fanno all'estero per le persone eterosessuali, e il comune ovviamente giustamente ha detto no, perché voi siete una coppia omosessuale. Quindi questo cosa vuol dire? Che una delle due persone, cioè Ottavio Marzocchi, bolognese, potrebbe in Italia sposarsi con una donna e non è escluso che lo faccia come azione di disobbedienza civile, e quindi creare un problema rispetto anche all'ambito europeo, perché lui si è sposato in Spagna, in Italia non è riconosciuto il suo matrimonio, e noi è quello che stiamo cercando di fare, cioè fare in modo che tutti i paesi membri dell'Unione Europea riconoscano i matrimoni che avvengano all'interno del loro territorio. Pensavo che si sposi con una donna proprio. E poi magari noi gli abbiamo chiesto a Ottavio di sposarsi con una donna e creare anche qui un cortocircuito, un'azione di disobbedienza civile, così come nella tradizione dei radicali, e fare in modo che questo problema gravissimo venga superato, perché forse non conoscete il trattato di Nizza sulla libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, stabilisce che lo status di un cittadino spagnolo debba essere riconosciuto, quindi uno sposato debba essere riconosciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi qui c'è la violazione del trattato di Nizza, e poi c'è anche la violazione del trattato di Lisbona, laddove si fa esplicito riferimento alla lotta alle discriminazioni. È evidente che una coppia che viene riconosciuta sposata in Spagna e non viene riconosciuta sposata in Italia è un'evidentissima discriminazione in virtù del loro orientamento sessuale. Siccome il Trattato di Lisbona include anche la lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale, evidentemente ci sono due gravissime violazioni già oggetto questo di un ricorso alla Corte di Giustizia Europea, cosa che loro faranno con la nostra associazione, così come abbiamo già fatto con una ventina di coppie in tutta Italia. Ma questo è, per darvi un'idea,
uno dei tantissimi casi, delle centinaia e centinaia di casi che ci sono. Noi abbiamo una coppia di Latina che si è sposata in Olanda, è tornata a vivere a Latina, due italiani, hanno fatto ricorso al Tribunale di Latina per vedersi riconosciuto il loro matrimonio fatto in Olanda. Il Tribunale di Latina, senza neanche scomodarsi troppo sulle normative che vi ho citato prima, ha detto no, non possiamo riconoscere il vostro matrimonio perché l'Italia non è preparata. Cioè, cosa vuol dire l'Italia non è preparata? Cioè l'Olanda è preparata, vabbè, l'Olanda sta sempre un po' più avanti, ma voglio dire, perché la Spagna era forse preparata quando Zapatero ha fatto il matrimonio per le persone gay. Loro hanno fatto ricorso alla Corte d'Appello di Roma, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina e adesso stanno aspettando la Cassazione per poter anche loro andare poi fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. Questo è uno dei tantissimi casi, noi ne abbiamo, ripeto, abbiamo centinaia e centinaia di segnalazioni, di casi, tutto perché tutto questo casino, diciamo, sul piano appunto del diritto internazionale, sul piano del diritto, sul problema appunto del mancato rispetto dei trattati, sui ricorsi, poi l'Italia verrà condannata perché già è stata condannata su tantissime altre cose, è il paese più condannato l'Italia proprio per il mancato rispetto di queste direttive. Dicevo che praticamente tutto questo avviene perché? Perché noi abbiamo al governo questi signori che continuano a dire che non bisogna riconoscere queste unioni, che queste persone che vivono in queste condizioni non esistono e anzi fanno finta che il problema non ci sia per poter farsi meglio i loro porci comodi. I porci comodi, diciamo, molto porci. Volevo solo aggiungere una cosa, siccome nel testo di prima avevo letto anche un sonetto di Shakespeare che era dedicato a un suo giovane amico, tra l'altro, mi sembrava che all'epoca non fosse così netta la distinzione, voglio dire, per esempio l'amicizia virile contemplasse anche no, un aspetto omosessuale su cui mi sembra nessuno avesse nulla di particolare da dire, insomma, tutto qua. Grazie. No, io volevo, non doveva essere, voglio dire, che uno dovesse per forza dichiararsi gay e dunque sei gay, no, capito? C'è stato tra l'altro recentemente un'affermazione che ha fatto molto notizie su alcuni portali internet di Umberto Veronesi sull'amore omosessuale, che no, lui non ha fatto outing, anche perché c'ha un sacco di figli, Veronesi sarebbe stato poco credibile, però ha detto che in realtà l'amore omosessuale in realtà è l'amore più puro, perché è quello disinteressato dalle necessità della procreazione. E quindi questo, diciamo, in effetti apre anche un dibattito molto più sofisticato, anziché no, parlare solo di... Sì, no, io... Perché poi non è pare solo che è solo l'approccio sessuale, no. L'amore, insomma... Veronesi ha sicuramente, che è un grandissimo, tutti sapete, il più grande oncologo italiano, ed è anche sicuramente la persona che, per fortuna, in questo disgraziato paese ha portato anche un po' di sano laicismo, rapportato anche alla scienza, anche perché è un uomo di scienza. Però questa cosa che ha ricordato poco fa Valeria fa anche un po' il paio con quello che lui disse forse un anno o due anni prima, e cioè che l'evoluzione dell'umanità è un'evoluzione che va sempre più nella direzione della bisessualità. Ora, è chiaro che probabilmente, io non so se lui ha dei dati scientifici alla mano, se ci sono delle analisi appunto che hanno un fondamento anche rispetto ai pochissimi anni in cui la scienza ha incominciato a farla un po' da padrona nel mondo di oggi, però sicuramente la maggior consapevolezza delle persone, la maggior cultura, la maggior responsabilizzazione, il maggior confronto, la maggior possibilità di guardarsi, di viaggiare, di vedere il mondo appunto come evolve e quindi anche di conseguenza fare determinate scelte. È chiaro che uno che vive spesso, che va spesso per motivi di lavoro in Asia, quando torna qui ha un tipo di visione forse un po' diversa
diversa da chi invece sta sempre e vive sempre in un paesino di montagna, come io faccio sempre l'esempio della Valle d'Aosta perché vado sempre lassù a purificarmi in un paesino, e lì per esempio ci sono delle persone che non sono mai andate magari a Torino, che sta a 80 km, e per esempio c'è un tipo di approccio diverso, quindi evidentemente nella società globalizzata, nella società moderna, ma io parlo soprattutto anche delle democrazie, cioè di quei paesi che danno davvero valore al governo di tutta la società e non solo quella che fa comodo al vescovo, al cardinale o al monsignore, ma che appunto permette ai politici di governare davvero una società in modo serio, in modo rigoroso, senza ruberie, senza che la politica diventi una casta come avviene in Italia, ma che magari sia davvero l'essere al servizio dei cittadini. E questi paesi per esempio hanno saputo e sanno evolvere in un certo modo, per cui uno se va a Berlino e due ragazzi si tengono mano per la mano, oppure in un locale che non necessariamente deve essere un locale gay ma un locale etero, due ragazzi o due ragazze si baciano, nessuno si gira, gli unici che si girano sono gli italiani. Cioè, anche questo deve far riflettere. Io per esempio mi sono girato perché ero sorpreso dall'indifferenza, non del fatto che loro si baciavano, dall'indifferenza della gente intorno, ero sorpreso. E la cosa che mi sorprendeva è che gli unici due o tre che si erano girati a guardare queste due ragazze che si baciavano erano italiani, perché li conoscevo. Oh, oh, guarda, due ragazze che si baciano. Quindi cioè, vuol dire che noi siamo veramente messi in una situazione proprio brutta, cioè ci manca forse un po' di illuminazione. E credo che Veronesi sia uno dei pochissimi uomini di scienza illuminati che forse prova a buttare un po' una pietra per rompere un po' una situazione stagnante che riguarda un po' tutto. Certamente. Vuoi fare? No, anche no. Cioè, vuoi fare una domanda? Gianmaria Sforza, architetto che ha partecipato anche a diversi dibattiti qua. Pronto. Volevo chiedere una cosa molto molto semplice che spero che non risulti bizzarra. Ci esiste la possibilità, esiste la possibilità che ci sia una modalità di comunicazione del problema sbagliata? E quindi la domanda sarebbe: voi come associazione siete sicuri che i modi in cui comunicate questo problema sono quelli giusti? Cioè sono quelli che superano sì, pregiudizi eccetera? Io credo che questo sia un problema abbastanza serio e veramente il problema, perché poi in astratto, adesso poi io insegno in università e devo dire che questo problema per esempio negli studenti non si sente, sono molto aperti eccetera, ma o forse perché faccio un certo tipo di mestiere, come comunichi il problema è il problema, cioè non sono se siamo d'accordo o no, che eccetera eccetera. Traslando poi la domanda anche a Vitaliano Trevisan, una cosa delle più assurde, ma forse è una posizione mia, è questa ossessione per esempio della letteratura omosessuale, oppure degli scrittori, se sono omosessuali parlano di omosessuali, e questo è un altro tipo di, no, ma è un tipo di aberrazione. Io credo che molto dell'ostilità nei confronti di queste questioni siano un problema di comunicazione e quindi di evidenza del problema, e un problema anche di ossessione di quella parte evidente identificabile di genere, che in qualche modo cerca degli obiettivi ridicoli, tipo trovarsi a fare dei festival di genere. Quindi questo problema del genere e i modi in cui si comunica, secondo me, è la responsabilità maggiore, per cui questioni normali, quelle che dice Trevisan, per cui è normale, cioè non c'è un problema se c'è una famiglia di due uomini. Dove sta il problema? Il problema sta nel momento in cui la maggioranza degli omosessuali che conosco io non si riconosce né nei modi né in quelli che identifica come dire. Queste erano le due questioni che mi sembravano, no, che vi chiedo insomma. No, non c'è dubbio, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che sicuramente c'è un problema di linguaggio, c'è un problema di approccio che a me spesso non convince, anche quando vado alle manifestazioni, organizziamo iniziative insieme ad altre realtà, ci sono tantissime cose che anche a me sono discutibili, però c'è una cosa, cioè qual è il tipo di linguaggio allora che bisogna usare, quali sono il tipo di proposte, quali sono il tipo di... Noi non è che
abbiamo tentato veramente in tutti i modi di fare, abbiamo scritto lettere, abbiamo fatto sit-in, abbiamo fatto manifestazioni, abbiamo fatto l'ira di Dio, ce ne siamo inventati di tutti i colori, sia col dialogo che con lo scontro, sia con la polemica, sia con il tentativo di confronto per capire che cosa. Tant'è che persino in questo governo, questo magnifico governo che abbiamo, lo stesso Brunetta e qual era l'altro? Avevano tentato di fare, non Sacconi era forse, Brunetta e Sacconi avevano avuto all'inizio di questo, di questo mandato di fare una specie di unione civile, proprio loro, di loro iniziativa, probabilmente anche su sollecito di Gay Libre, la stessa Mara Carfagna che era arrivata all'inizio dicendo ah perché vabbè, le cose, poi invece in realtà si è resa conto pure lei, lo ha detto, siamo andati insieme dal presidente Napolitano nel 17 maggio del 2010, ci siamo rivisti quest'anno in un tavolo perché con la collaborazione con le forze di polizia, le forze dell'ordine dove hanno apprezzato tutti i vertici della polizia e dei carabinieri per la lotta alle discriminazioni e ci sono stati dei confronti di altissimo livello anche con esponenti e funzionari dello Stato, del Ministero degli Interni e del Governo. Ma avete voi sentito qualcosa poi grazie a tutto questo che li ha resi più consapevoli che forse nel paese bisogna anche intervenire su questi argomenti? A parte che qualsiasi progetto di riforma sia della giustizia sia del welfare sia della, prima accennavi alla questione delle piccole imprese, ma voi scusate, ma in questi ultimi 3 anni sto governo, ma avete sentito parlare di qualche riforma? Cioè è stata evocata la riforma della giustizia e non è stata fatta, è stata evocata la riforma, cioè di tutto è stato evocato, come, figuriamoci su tutto il resto, quindi a me è evidente che c'è un problema anche di giudizio generale molto negativo e poi figuriamoci sui temi che un po' caratterizzano il nostro impegno, cioè i temi per esempio della difesa delle minoranze, i temi per esempio di come viene trattato tutto il fenomeno dell'immigrazione, cioè qui questo è un paese dove anziché preoccuparsi di come, voi sapete cosa sono i CIE? I CIE sono dei campi di concentramento dove vengono ammassate migliaia e migliaia di persone. Ora io non dico che il problema dell'immigrazione si deve risolvere facendo entrare tutte le barche eccetera, a parte che quella è una piccola percentuale, cioè il 90%, l'85% dell'immigrazione clandestina non sono i barconi, questo voi forse neanche lo sapete, ma sono quelli che entrano regolarmente col visto e poi rimangono in Italia, quindi forse il tipo di approccio o il tipo di attenzione dovrebbe essere un po' più diversa, ma i CIE sono dei campi di concentramento dove ci sono migliaia di persone rinchiuse e prima era 24 ore, poi è diventato di un mese, adesso è diventato di 18 mesi, cioè persone chiuse lì dentro. E che colpa hanno? Cioè hanno ammazzato qualcuno? Hanno rapinato qualcuno? Gente che veniva qui perché scappava da situazioni di disagio, di gravi difficoltà nel suo paese e stanno rinchiusi per 18 mesi in un campo di concentramento. E quando noi con i parlamentari andiamo a trovare dentro i CIE queste persone, sapete cosa ci dicono? Ci chiedono di fare qualcosa non per farle uscire, per farle andare in galera, perché preferiscono la galera al CIE. Ora, di queste cose qui non sentirete mai Bruno Vespa che ve ne parla o che vi dice qualcosa, però questa è violazione di tutti i più elementari diritti civili e umani di cui l'Italia si rende corresponsabile. Ed è gravissimo che per esempio nessuno nel governo si preoccupi, cioè loro hanno aumentato da un mese a 6 mesi e poi da 6 mesi a 18 mesi la reclusione nei CIE, o 24, adesso non mi ricordo se sono 18 mesi o 24, comunque detto questo... E questo è il paese che per esempio, l'ho già detto all'inizio, sui diritti civili e diritti umani ha letteralmente, non ne ha mai parlato, non ha mai affrontato in modo degno, e poi ecco scusate, dimenticavo la questione delle carceri, i radicali come sapete in questi mesi hanno lavorato tantissimo sul problema delle carceri, l'Italia, Voltaire diceva che per vedere in che condizioni è un paese, uno Stato, bisogna andare a visitare le sue carceri, benissimo, noi lo facciamo da mesi, da anni. Bene, questo è un paese che ha 45.000 posti nelle carceri e ci sono quasi 80.000 persone detenute. Io, quando ho accompagnato i parlamentari, ho visto in celle che hanno questo perimetro, che è il palco da dove vi parlo, questo qua, ma non esagero,
celle così con 9 detenuti dentro 22 ore al giorno. Ma vi pare normale questo? E dove lo sentite questo? Ve lo dico io qua. Ma voi pensate che accendendo il TG1 o guardando Bruno Vespa queste cose le riuscite a sapere? 9 persone stanno in 3 letti a Castello, quindi 3, 3 e 3, e a volte mettono il decimo. Siccome il decimo però non c'è posto, tengono il materasso per terra e il decimo dorme per terra. Siccome però, stando rinchiusi 22 ore, anche d'estate quando ci sono 40 gradi, non possono camminare dentro la cella, il materasso lo tirano su e lo tirano giù per far dormire il decimo quando è ora di andare a dormire. Queste sono le carceri italiane e non sono casi isolati, sono casi che riguardano tutte le carceri italiane. Poi c'è un caso invece a Catania dove alcuni mafiosi stanno 2 in celle che sono il doppio di queste. Quindi questa è l'Italia. Scusate. Io sono abbastanza d'accordo, insomma, anche tra l'altro il testo che ho letto prima, che è divertente, mi era stato commissionato per il festival del Garofano Verde che si fa a Roma, che è di teatro omosessuale, che anche questo è divertente, insomma. Sai, sospetto che sia un modo per trovare una nicchia anche di mercato, o comunque o anche di formare una lobby, se si vuole, perché no? Che ha un interesse comune, no? È possibile. O di farne appunto una nicchia critica da indagare nel suo specifico. Poi è chiaro che se il prodotto artistico è buono dovrebbe andare oltre, però. Cioè, voleva il microfono. L'ultimo appunto che volevo fare, la possibilità che questo tipo di diciamo di operazioni crei una lobby, non è quella stessa lobby che non è a favore in realtà di diritti o a favore del matrimonio eccetera, perché almeno in certe lobby, sempre con cui vengo in contatto io, questo problema non si pone. Questo è abbastanza interessante, mi sembra un meccanismo molto interessante. La seconda cosa volevo chiedere a te. No, che mi veniva in mente, non so, ma se hai visto Little Britain, quella dove c'è il piccolo villaggio e c'è il personaggio che è the only gay in the village, che è tanto simpatico e si inquieta sempre se c'è un altro gay perché vuole essere lui l'unico appunto. A essere discriminato. No, nel senso che ci sono secondo me questo tipo di dinamiche che sono abbastanza endogene al problema e secondo me le più problematiche. Volevo che mi ricordassi, io non ho la TV in casa, però c'è stata una campagna in recenti anni fatta dal Ministero delle Pari Opportunità. No, sui temi. Vorrei che me la ricordassi e se ci spiegassi cosa c'è di buono e cosa c'è di male in quella campagna. Ma lei ha fatto, lei dicevo che quando si è insediata come ministra. Omosessuale, eterosessuale non importa. Sì, sì, una buona campagna. Ecco, forse è fatto bene a ricordarlo perché in effetti una cosa l'ha fatta il governo, è stata questa campagna qua. Però attenzione, questo io lo dico sempre. La Carfagna, l'ufficio per le pari opportunità della ministra Carfagna, che gestisce, che ha al suo interno un organismo che si occupa di lotta alle discriminazioni, innanzitutto di tipo razziale e poi anche discriminazioni di altro genere, ha quell'ufficio finanziato dall'Unione Europea. Questo è bene dirlo, no? Perché se fosse stato per il governo Berlusconi, secondo voi, se non fosse arrivato questo finanziamento, cioè l'Unione Europea stanzia per tutti i Paesi membri un budget per degli uffici che dovrebbero addirittura essere indipendenti, autonomi, indipendenti dai governi. L'anomalia italiana è che oltre a non essere indipendente dal governo, ma a parte questo, su cui si può anche chiudere un occhio perché comunque il lavoro che hanno fatto è stato ottimo ed egregio, noi collaboriamo anche con l'UNAR, l'Unione Europea non avrebbe dovuto dare questi fondi, invece ha detto vabbè, visto che comunque il lavoro viene fatto bene e abbiamo i nostri osservatori che lo possono certificare, i finanziamenti li diamo. Ma se, io sono convinto che senza questi finanziamenti campa cavallo, cioè voglio dire, per quale motivo avrebbero dovuto, però onora il merito perché comunque la Carfagna questa cosa, e la Carfagna quando si è insediata come ministra
Lei che aveva fatto tutta la campagna contro la prostituzione, poi guarda caso il decreto governativo contro la prostituzione si è congelato proprio quando è scoppiato lo scandalo da Dario, guarda caso, ci sono state queste cose strane, per cui al Senato erano iniziate le audizioni con tutte le associazioni di volontariato di tutta Italia, proprio per capire, in base a tutte le proposte di legge, tra cui anche la nostra sulla legalizzazione della prostituzione, avevano fatto tutte le audizioni, poi è arrivato l'ordine del governo, no, bisogna approvare d'urgenza questa cosa contro la prostituzione, sbaragliano tutto, arriva la proposta governativa e nel momento in cui arriva scoppia lo scandalo da Dario. E ancora sta là, hanno sbaragliato tutto, ancora sta proposta governativa, sta là congelata, era così urgente che molte associazioni non sono state audite dalle commissioni del Senato, sono state sbaragliate, cacciate via perché c'era questo provvedimento governativo che ancora sta là congelato. Allora, se non è ipocrisia questa, e a me spiace dirlo, ma purtroppo la ministra c'entra e come, perché era la ministra che si era fatta portabandiera di questa campagna contro la prostituzione. La campagna contro l'omofobia è un'iniziativa che ha promosso lei, di cui lei è responsabile, è un'ottima campagna, ovviamente è una goccia in un oceano in cui c'è bisogno, perché la lotta all'omofobia non è solo con lo spot, ma è con l'assistente sociale, con l'educazione, con la prevenzione, con l'informazione, cioè con tutte queste campagne che dovrebbero essere, come ha fatto la Regione Liguria, che ha approvato l'anno scorso una proposta su questo molto molto all'avanguardia, molto importante. Concludo dicendo che la cosa che hai detto prima è molto importante, io sono abbastanza d'accordo con te, io non credo nella categorizzazione degli omosessuali sul piano culturale, sul piano editoriale, sul piano sportivo, una cosa che non mi convince, non mi interessa proprio. Però non c'è dubbio che ci siano degli aspetti di cultura e di iniziativa molto interessanti, perché per esempio noi non avremmo avuto un Jean Genet, non avremmo avuto Fassbinder, non avremmo avuto grandissimi autori che hanno fatto, da Oscar Wilde, che hanno davvero portato un arricchimento importantissimo. Non credo, no, non ho mai creduto nelle categorizzazioni, cioè la rivendicazione dell'emancipazione non può passare solo ed esclusivamente da questo tipo di rivendicazione, innanzitutto passa dal piano del diritto, se non c'è sul piano del diritto ha voglia di dire nella società, ma tanto le persone gay vivono bene perché nella moda sono accettate, nel teatro sono accettate, e certo, il problema è che è importante riflettere sulla coppia che magari vive a un chilometro da qui, magari in un posto un po' isolato, e che deve vivere in modo quasi clandestino rispetto ai suoi abitanti, e magari il sabato va a Padova, dove ci sono locali gay molto, molto all'avanguardia, molto belli, perché non c'è nessun posto di aggregazione qua, tutto qui. Io direi che se non ci sono altre domande possiamo concludere questo dibattito, questa serata. Io ringrazio davvero Vitaliano Trevisan per essere stato con noi e Sergio Rovasio di Certi Diritti. Grazie a tutti e alla prossima, buon proseguimento.